siamo con la dottoressa Vietti, che è una storica, e siamo a Prelerna per visitare questa chiesa, che è una chiesa molto antica. Innanzitutto grazie di essere venuti e grazie della vostra sensibilità nel riconoscere il valore di questa chiesa, il valore di altre perle del nostro territorio. Allora, questa chiesa è una chiesa antichissima. Allora, la prima data è intorno al 1230, in questo rotulus in cui recitava Ecclesiae Prelerna, Veli Pieve, sub San Roberto Ultramontes, al che significava che questa chiesa aveva questo primo gruppo monacale. Questo gruppo monacale venivano dall'Alvernia, quindi della Bassa Francia, ed era un gruppo di monaci che si mettevano nei punti strategici dove li passavano pellegrini, mercanti, commercianti, addirittura qui sono passati anche dei cavalieri, anche perché a Pizzofreddo c'era un antico castello che pare che avesse ospitato anche Goffredo di Buglione, anche perché questi castelli, come voi sapete, sono un po' nella scacchiera dei Pallavicino, per cui tra loro sono molto importanti. Quindi questi casadeani che usavano la chiesa come ospitalità per chiunque passasse di qui sono rimaste fino alla fine fino al 1400. A questi sono subentrato un altro ordine, che sono quello dei Gesuati, del Beato Colombini, che era un senese e anche questo era un mercante, come era d'altronde San Roberto, che era figlio di un notabile del sud della Francia, ed sono nati come monaci un po' laici. Poi si sono, e questo qual era l'obiettivo? Era quello di curare gli ammalati, e come li curavano? Con tutte le erbe scacciarole, per esempio, non so, il basilico è ritenuto diciamo un'essenza reale, perché dal basilico contenevano tutte la vitamina A, la C, la K, e curavano anche gli occhi, curavano tante, come al rosmarino, e facevano dei distillati, per cui e anche gli oli essenziali, e poi facevano anche la prima birra. E anche le acque viti, perché prendevano i frutti, li facevano macerare e si erano trovati anche degli alambicchi con anche delle provette. Poi questi sono rimasti praticamente fino al 1500, perché poi alla fine del 1500 il Papa lo aveva poi diciamo così inseriti in un altro ordine, perché erano in buona parte laici. E subentrata è un ramo cadetto dei Pallavicino, Massimiliano Pallavicino, nel 1530. E questo è importante perché questa intanto era un priorato, e come priorato aveva tante regole diverse, anzi il priore le poteva fare perché aveva la deroga e dalla diocesi e anche addirittura dalla una dispensa papale. Prova ne è che quando avete visto che c'era addirittura il confessionale del priore e il confessionale del forestiero, non è usuale questo nelle chiese, lo vedete solo nei priorati. E da qui la chiesa curata vuol dire parrocchiale. Però questa chiesa non è che la data che vi ho detto del 1230 fosse così determinata, perché dagli scavi archeologici che sono stati fatti a seguito del restauro di questa chiesa, che è stata chiusa praticamente intorno al 2002-2003 e riaperta nel 2018, lo vedete nel Tote, ci sono due chiese preesistenti. Allora, la prima chiesa ha questa data, undicesimo secolo, praticamente lì andiamo intorno all'Ottocento. Poi c'è una seconda fase, tredicesimo, arriviamo già al 1002, e quindi andiamo a relazionarsi con i casadeani.
Poi questa chiesa, come avete visto, ha dei simboli. Avete il simbolo davanti al portale della chiesa, che è a capanna, come avete visto, poi sopra avete la croce a stile e poi intorno quelle arsonorose, quelle formelle rotonde, perché richiama la perfezione, sono delle rose che sono dedicate alla Madonna, tre perché riguardano le tre virtù teologali. Qua all'interno abbiamo quattro fiori, che è la fede, la speranza, la carità, il timor di Dio, per cui e sono dei richiami alla religiosità, come dietro il pellicano, che rimanda alla simbologia di Cristo, perché come il pellicano, pur di non far morire i propri piccoli, si strappa le carni, così Cristo, per salvare l'umanità, ha dato la sua carne, e quindi anche lui ha avuto uno strappo veramente doloroso. Anche perché le chiese sono importanti, perché non solo da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista laico, perché rappresenta la storia di una comunità. Questo in sintesi quello che abbiamo della nostra chiesa, ma ci sarebbero tante altre cose da approfondire. Comunque questa chiesa si trova in un punto molto particolare, perché praticamente c'è la Valpessola, dopodiché la Valceno e abbiamo anche la Valtaro, quindi era una chiesa che qui c'era un passaggio nei tempi antichi molto importante. Certo, ha detto giusto, un passaggio antico, anche perché queste chiese dei Casadeani erano pochissime sul territorio ed erano legate, normalmente c'erano due o tre monaci, ed erano collegate a delle chiese abbaziali, e una era alla Rocchetta, che è sulla Cisa, dove c'era la via maestra della via Romea, perché questa è una via di crinale di pellegrini, molto frequentata. Giustamente passavano oltre i pellegrini, i mercanti, i cavalieri, perché pare che proprio da qui passassero milizie e pare che fosse passato anche le milizie di Goffredo di Buglione, che andava alla prima crociata intorno al 1090-92, e anche perché per imbarcarsi a Pisa, perché sapete che l'imbarco di questi crociati era o nelle Puglie o nei porti pisani. E pare che si fosse ospitato in uno dei castelli a scacchiera di Pizzofreddo, di cui sono quasi nulle tracce. Quindi lei ha fatto molte ricerche, affiancata da chi? Allora, le mie ricerche inizialmente sono state tutte personali. Poi, quando abbiamo scritto questo libro, per attirare l'attenzione, perché la soprintendenza, quando sono andata per chiedere il restauro, mi ha detto che sì, hanno capito che è una chiesa importante, ma nessuno ha fatto delle ricerche e nessuno ha scritto un libro. Allora, in questo libro ho chiesto la collaborazione delle persone, tra virgolette, di spicco del territorio. Poi, una volta che la chiesa è stata restaurata, con i miei amici Saura e Marco Valentini, e insieme a Ivo e altri collaboratori, abbiamo incominciato a catalogare questo inventario, che era nella canonica, buttato alla mercé. La canonica era stata aperta con un piede di porco, quindi vi lascio immaginare come erano i documenti. Poi abbiamo fatto un catalogo, molti documenti addirittura del 1300, 1400, 1600, con dei bolli che noi abbiamo, che mi ha fatto delle fotografie che sono abbastanza importanti, sono finiti, credo, in curia, gestiti, però noi abbiamo la documentazione. Abbiamo notato anche dei paramenti sacri di una importanza molto elevata. Ci spiega un pochino di questi paramenti? Allora, come vi ho detto, essendo un priorato, aveva molti introiti, anche perché i Pallavicino chiaramente davano dei finanziamenti, quindi i paramenti erano sopraffini, ricamati con l'oro fino, addirittura un paramento che credo sia in curia per la sua preziosità, era tutto ricamato in oro fino, che testimoniava appunto l'importanza, come avete visto, questi candelieri delle processioni.
Apro una parentesi spiacevole: molte di queste, diciamo così, tesori religiosi sono spariti. Ha parlato di tesoro della Madonna, di cosa si tratta? Allora, tutti gli ex voto. Questa è la Madonna delle Grazie, una Madonna che ha fatto tante, era una Madonna molto conosciuta perché la seconda domenica di settembre ricorre la sagra del paese e la Madonna veniva portata in processione ed era seguita da tantissimi fedeli che venivano dalla vallata appunto del Pessola, del Ceno, del Taro, quindi faceva delle grazie e come ex voto davano catenine, gioielli, anelli, ed era il tesoro della Madonna che chiaramente la comunità non ha mai pensato di sfruttarla, l'ha tenuto lì giusto appunto, perché la Madonna veniva inanellata, veniva il giorno della sagra, diciamo così, agghindata con tutte questi ex voto. Ecco perché tesoro, e poi venivano tolti perché poi se la chiesa è chiusa e messi in una cassaforte, quella c'è ancora. Ricordiamo anche che però non è dedicata alla Madonna delle Grazie, è dedicata? Allora, a Santa Felicita. Allora, Santa Felicita è una dei protomartiri, primissimi martiri, perché è morta nel 29 d.C. Era una matrona romana. Era una matrona romana che si era convertita al cristianesimo con i suoi 7 figli e viveva nelle catacombe. Però quando l'imperatore Rosolino il Pio ha capito che questa era una cristiana, aveva cercato di ucciderla. E però l'ha lasciata per ultima, perché insieme a lei c'erano i figli. Morale, ha ucciso tutti i 7 figli e quindi però non ha cambiato idea, è rimasta ancora cattolica cristiana. Il fatto che sia stata dedicata a questa santa fa capire l'antichità di questa chiesa. Questo sicuramente, però mi parlava di monaci che curavano questa chiesa. Si è mai ritrovato un convento, un monastero? Allora, pare che fosse intorno. Allora, le versioni sono duplici. Allora, una prima versione può essere che vivessero in chiesa e nella stanzetta attigua, perché voi sapete che all'epoca bastava coricarsi per terra su un saio e mangiare un tozzo di pane ed era finita lì. Però pare che lì nel pareto chi scava durante i lavori agricoli escano dei conci antichi. Probabilmente lì ci sarà stato un piccolo monastero, probabilmente. Io ho guardato anche negli archivi, non compare nulla. Anche perché l'aspetto archivistico è nato nel 1700 con Maria Teresa d'Austria, sono nati, per cui il catasto ha una vita, prima non c'era. Senta, lei mi ha omaggiato di questo libro, Ultramontes, cosa significa? Ultramontes vuol dire questo. Se voi vedete, Prelerna, come lei ha detto prima, ha una posizione strategica, perché Prelerna è un po' come un Giano bifronte. Allora, da un lato è intramontana, cioè Prelerna è legata alle sue tradizioni, alla sua comunità, alla sua gente, alle sue feste. Però è aperta al mondo, ultramontes, perché da piccola comunità si è spostata, si è aperta al mondo, e prova ne è che gli stessi frati, non ce n'è uno di queste zone, uno viene dalla Provenza, l'altro viene da Siena, quindi voglio dire, questo fa capire perché la gente ha nel suo, chiamiamolo DNA, questa caratteristica di essere molto socievole, aperta agli altri, e forse questa è rimasta un po' nella nostra storia. Quindi questo suo libro parla. Io ho fatto tutte le allora questo libro, io ho fatto tutte le ricerche, però poi ho avuto anche tanti colleghi che ognuno poi mi ha guardato all'aspetto specifico, e anche dei politici, perché l'obiettivo era quello di attirare, di dire alla soprintendenza: guardate che i documenti ci sono, la Chiesa è importante, dunque scuse non ce ne debbono essere.
Io posso dire che in questo territorio, in epoca romana, era una zona artigianale, perché su a Pizzofreddo è stato trovato una statuetta che è nel museo a Piacenza del dio Vulcano, che è il dio degli commercianti, degli artigiani, e si trova a Pizzofreddo, che è un po' là dove c'era questo castello. E anche la stessa terminologia, per esempio Prelerna, da Prato Lerma, Prato Grande, e poi Petra Lerna, che è la pietra del Pareto, perché i conci vengono presi dalla pietra del Pareto, che pare che avessero anche questo la loro importanza, però questo li cerchiamo di costruirli ex post. E questo è molto bello, perché oltre ad aver fatto tutte queste ricerche molto importanti, avete anche creato questo libro alla portata di tutti? Sì, perché l'obiettivo era, allora, la cultura deve essere patrimonio di tutti, non a prezzo, e quindi chi vuole la può usufruire. E siccome è luogo comune che si pensa che la cultura ha un prezzo, pesa, allora io voglio una cultura popolare, che tutti possono usufruirne. E anche se scriverò, perché ho l'idea, ho tanto materiale, qualche altro libro, avrà questa stessa finalità. Beh, questo le fa onore veramente. Lei ha fatto tanti studi e noi la ringraziamo veramente per averci fatto conoscere questa chiesa, che di solito si passa nella strada, si dà un'occhiata, però non si vede l'interno. Quindi bisogna veramente farla vedere, perché è una cosa di un'importanza grande. E questa chiesa, anche se sembra abbandonata, è molto ricca culturalmente. Auguriamo veramente buon lavoro, perché ci fa conoscere sempre cose nuove che abbiamo nel nostro territorio, ma che purtroppo in pochi conoscono. Noi come comunità ringraziamo voi della vostra attenzione e dell'opera preziosa che voi fate su questo territorio, veramente encomiabile, perché parte del vostro tempo lo dedicate a tutti noi. Grazie di nuovo. A lei, grazie.